Buongiorno, oggi ci troviamo a San Donato Milanese, ci troviamo in una posizione molto strategica, in una via prevalentemente residenziale formata da villettine basse e da palazzine. L'immobile che vi proponiamo è una villettina posta su due livelli, una villettina dove l'abitazione principale è sull'unico livello e il piano seminterrato è composto da una bellissima taverna. Il lotto è di circa 400 metri quadri, di cui 200 metri tra abitazione e taverna e l'area esterna per i restanti altri 200 metri. Laterale abbiamo l'accesso del box, andiamo a visitarla insieme. Eccoci alla visita dell'immobile. Come vi dicevo, visioniamo una porzione di villa bifamiliare disposta su due livelli. Il primo livello abbiamo l'abitazione composta da quattro locali, collegato con la scala interna. Accediamo alla zona taverna. La zona d'ingresso dà su questo disimpegno, dove alla mia sinistra abbiamo la zona salone, una zona molto ampia. Ricordiamo che la costruzione è del 1970 e non ha spese condominiali. Da questo ambiente accediamo a un terrazzo. Terrazzo molto ampio con affaccio sul giardino privato. Da questo terrazzo si può accedere sia dal salone sia da un'altra camera. Siamo spostati nella cucina abitabile, una cucina che ha due belle pareti lineari, come vedete, per poter sfruttare la parete attrezzata, più la parte dietro di me. Tavolo, ovviamente in una fase eventuale di ristrutturazione si può ampliare e fare anche un open space con la zona salotto che abbiamo visitato. Collegamento tra zona giorno e zona notte avviene tramite questo disimpegno grande, dove abbiamo poi la scala comoda che accede alla taverna e la distribuzione della zona notte, composta da tre camere, bagno e ripostiglio. Il ripostiglio è subito alla mia destra, dove c'è la predisposizione per creare un eventuale bagno. Il bagno principale dell'immobile è stato oggetto di una ristrutturazione, dove è stato creato sia il piatto doccia e sia la vasca, oltre ai sanitari e al lavandino. Visitiamo una delle tre camere, questa qui è una cameretta che ha le dimensioni anche di una camera matrimoniale con due punti luce angolari. Ci siamo spostati nella seconda cameretta, quella che ha la possibilità di accedere al terrazzino che abbiamo visto prima, oltre a un'altra finestra sull'altro versante. La zona notte si conclude con la terza camera, la matrimoniale, anche questa molto particolare con i due punti luce angolare, zona letto sulla mia sinistra, cassettone e parete lineare per l'armadio. Siamo spostati nel piano seminterrato, è disposto da più ambienti, abbiamo l'ambiente salotto, l'ambiente dove è stata creata una cucina, il bagno. La comodità è che comunque tutti gli ambienti hanno la possibilità di accedere all'aria esterna, così la parte sotto resta comunque molto asciutta e molto comoda da sfruttare sia d'inverno che d'estate. Siamo nella zona salotto, un ambiente dove abbiamo un tavolone, un'area relax. Questo ambiente è comunque servito da impianto di riscaldamento. Come si nota dalle finestre, resta anche molto luminosa. Secondo ambiente, dove è stata realizzata una piccola cucina con delle vetrate che danno la possibilità di vedere sul giardino e la possibilità di accedere al giardino. Seguitemi. Il giardino, come vi dicevo, è circa di 200 metri quadri e gira sui tre lati dell'immobile. Poi l'altro lato dell'immobile confina con l'altra proprietà, con il box. A servizio dell'ambiente posto al piano seminterrato ci troviamo comunque un bagno lavanderia completo di doccia, WC e bidet. Concludiamo con l'area di ingresso, un'area comunque sempre adibita a giardino, in parte piantumata e in parte pavimentata. Abbiamo terminato la visita dell'immobile, vi andiamo a riepilogare ciò che vi abbiamo presentato. Una bellissima soluzione indipendente posta su due livelli, primo piano un'abitazione, piano interrato collegato con la scala interna, la parte della taverna, tutta l'area del giardino privato, una soluzione che troverete in pubblicità sui nostri social, sulla pagina Facebook, Instagram e sul canale YouTube dell'Immobiliare Freedom e presso il nostro sito ufficiale www.immobiliarefreedom.it. Inoltre l'immobile lo troverete presso le nostre sedi, San Giuliano Milanese, via Massimo Gorchi 8, San Donato Milanese, via Morandi 23, Milano, via Molino delle Armi numero 5. Vi aspettiamo di persona per visitarla.